e non sapete ancora cosa significhi fare il giro dei Baccari. Siamo a Venezia, il tour dei Baccari è una cosa sensazionale, straordinaria, e cominciamo subito. Allora, per far capire cosa significhi questo giro dei Baccari, primo Baccaro, siamo Campo dei Tolentini, siamo appunto all'ingresso di Venezia, della Venezia quella bella, quella che conta, quella romantica. E primo Baccaro è Arcicchetti Baccaro, questa stupenda piazzetta, questa stupenda calle, e i primi Baccari. Sono con Enrico, naturalmente il Select, Spritz Select, l'aperitivo tipico veneziano. Ci puoi descrivere questi Baccari? Allora, gamberetti, limone, lardo e balsamico, lardo e marmellata di fichi. Intanto, per cominciare, questi sarebbero i famosi cicchetti. Cicchetti che li puoi trovare in tutti i Baccari, perlomeno quelli più belli. Seconda tappa. Cantina Schiavi. Allora, questo è il Baccaro, però in questo caso si consuma sul muretto, è la peculiarità di questa cosa. Cominciamo con la seppiolina e non mi ricordo, tonno in salsa di rafano, aringa e cipolla caramellata, salmone, uova, guacamole. Guacamole, questo qui non mi ricordo più. Se gamberetti con tartufo. Gamberetti, tartufo. il maestro, questo signore, il maestro di Baccari. Sì. Adesso facciamo un test. Con cosa cominciamo? Con la ringa. Cominciamo con la ringa, andiamo dal pezzo forte. Ah sì! Il pino grigio, poi il pino grigio. Allora. If they can see it, I gabbiani, and they'll come back, they'll come over your shoulder. Lo so. When you can't see it. Grande. Mi sta dicendo che i gabbiani, se non stiamo attenti, ci ciulano tutto. Grande. Ecco, e qui ci giochiamo il jolly. Uno dei tanti posti, dei pochi posti. Siamo al come si chiama, Enrico, questo posto? Siamo nello Squero di San Trovaso. Squero di San Trovaso, che il Squero significherebbe cantiere navale, perché tutte le gondole di Venezia nascono qui. Questo è il cantiere delle gondole che porta a noi. Sarebbero, andiamo di nuovo a Select. Allora, tonno e cipolla caramellata, straordinariamente, e poi seppiolina, arringa con mousse di gamberi, alici marinate con rucola, insomma, alla salute. Siamo arrivati alla fine del giro di Baccari e siamo tornati alle origini, siamo sempre tornati alla al campo di Tolentini, a Cicchetti. Gli ultimi cicchetti me li descrivi? Ce li descrivi? Molto semplice, abbiamo un baccalà mantecato al pepe nero e abbiamo un lardo di colonnata con granella di pistacchio. Prosecco del boccolo. Bene, alla prossima. Che poi pensavamo di aver finito il giro dei Baccari, poi proprio in casa abbiamo le tentazioni. Li conoscete i bovoiti? I bovoiti però vanno consumati con la birra. Allora, cosa è il bovoiti? Sono le lumache di mare, niente di che. E con questo diciamo che possiamo passare e chiudere, alla prossima, al prossimo giro culturale e enogastronomico, poco culturale, tutto enogastronomico, ok? Dai, alla prossima. Poeti. E per finire la giornata dei Baccari, la terminiamo con un grande personaggio, Miguel Solo Garcia. No, tanto per capirci, ok? Ciao!